una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è una piccola intro perché ci tengo che voi passiate giù nell'info box del mio video, perché troverete dei link utili. Quali link troverete? Troverete dei link importanti per me. Uno riguardante un video dove vi spiego il perché ho aperto un conto PayPal Me. Vi prego di perdere 8 minuti del vostro tempo, 7 minuti e mezzo per vedere questo video, c'è un pletto. Per vedere questo video dove vi spiego perché ho aperto questo conto PayPal Me, e poi troverete il link al conto PayPal Me per fare delle donazioni per poter sostenere il mio canale. Se vedete quel video capite perché vi sto dicendo questo. Troverete anche il link a Facebook, Instagram e quant'altro. Niente, godete il video e un bacione. Ciao ciao! Se eccomi trovata al nuovo video, questa è la mia postazione trucco professionale. Sentite di là il Valentino che parla, purtroppo sta sistemando delle cose al computer con un suo collega e parla. E questa è la mia postazione trucco professionale che mi è stata regalata per il mio compleanno. C'è anche la seta giusto figa, che è proprio quella che va insomma con questa postazione. E tutto quello che vedete dentro adesso, queste cose le vedete in piedi, normalmente sono sdraiate qua e scusate, sui fianchi qui per quando è chiusa, perché non si chiuderebbe altrimenti. Poi quando arrivo dove devo lavorare metto tutto in postazione. Queste cose che ci sono, ho fatto ieri un trucco, oggi è domenica, ieri sono andata a truccare una sposa, ho truccato la sposa, due damigelle e la madre, è stato atroce, nel senso che non finiva più, però e ho dovuto portare un bel po' di cose appunto perché ho dovuto toccare sia mamma che due damigelle. Questa valigia mi ha detto Valentino, me l'ha detto dove l'ha presa, nel senso che l'ha presa Valentino con i miei amici e i miei suoceri insieme, perché costa un bel po', e l'ha presa su Amazon, perché io ho chiesto giustamente, lui fa ma se vuoi dirlo nel video ti conviene dirlo, così almeno ragazzi scrivete valigia trucco professionale, io non so proprio qual è. Però state attenti che le gambe siano come queste qua, ossia non sono quelle che si staccano, sono quelle incorporate, perché sono molto più resistenti. Queste si svita, si accorciano e si mettono dietro la valigia e rimangono comunque attaccate. Qua in teoria sarebbe quello che tu quando è chiusa la parte in giro, e ti danno insieme questo accessorio che serve per mettere phone, spazio, le piastre e quant'altro. Ok, aspettate, la sedia è questa, hanno preso anche questa su Amazon, scrivete sedia professionale trucco, la trovate. Ok, io ve l'ho aperta qua in cucina perché la luce è un po' meglio. Allora, una cosa che trovate insieme su questo ripiano, dentro a questo ripiano, è questo aggeggio qua per mettere i rossetti in piedi. Però è scomodo perché non potrei viaggiare con dentro i rossetti qua dentro, e allora questo non lo porto mai, sono sincera. Allora, totalmente aperta, la valigia è così. E ragazzi, ci sta un botto di roba, sono contentissima. Aspettate che ve la faccio vedere tutta. Sì, scusatemi, sono in tuta, ma ragazzi, fa un caldo porcello. Allora, accendiamo le lucine, così vedete anche le luci. Sono molto belle, sono luci fredde, ma non troppo. Hanno una punta di caldo all'interno che per il trucco va benissimo. Adesso non so se spegnere, perché secondo me sì. Allora, iniziamo da qua. Ok, allora solitamente insieme vengono, ti arrivano anche insieme alla valigia questi due portaoggetti che puoi usare come portapennelli. Io solitamente li tengo qua dentro e ci tengo cose a parte. I pennelli li poggio su un tavolino nei portapennelli. Qua adesso non li vedete perché io vi faccio vedere quello che sta nella valigetta. In questo caso ve l'ho detto, ho fatto la sposa ieri con due damigelle e una mamma, quindi sono un bel po' di cosine. Allora, quest'angolo qua è riservato alla skin care, cioè alle creme. Infatti ho delle creme viso, dei siri occhi, questo qua che è un olio sublime, questa che è una crema di Kiko, questa che è una crema dell'Institute. Poi qui che sono ammazzati, qua ci sono altre cremine. Iniziano i primer, abbiamo Make Up Forever, NYX, Make Up Forever, The Pore Professional, poi il NYX e anche quest'altro NYX, sono tutti primer. Questi davanti sono tutti fondotinta, abbiamo
Fenty Beauty, Naked, questo qua Radiant Leaf che uso per le pelli un po' più mature, poi ho questo qua di L'Oreal, il MAC Face and Body, poi qua ho il Vichy di Derma Brand per le pelli un po' più complicate, poi qua ho tre colorazioni dei Makeup Forever HD, 1, 2, 3, Kiko Ultimate, Ultimate Foundation. Questo fondente, ragazzi, è molto buono, una delle poche cose di Kiko che utilizzo, ma mi ci trovo davvero bene a lavorare, dura tantissimo, una ottima performance sulla pelle. Poi ho il Makeup Forever Matte Velvet per le pelli più grasse, e come fondi ci fermiamo qui. Poi porto, c'ho sempre l'acqua d'avena in miniatura, fissanti ho il Dewy Fixing di NYX, questo matte di NYX, questo matte di Primark che è molto bello, e questo qua che è Gemlow, che è quello che utilizzo di più alla fine. Qua tengo le spugnette, mentre qua tengo i Pro Foundation Mixer, che praticamente sono dei mix che vanno aggiunti ai fondotinta per schiarirli o scurirli. Ecco perché magari tipo dell'Oreal ne ho uno solo, o anche del Fenty, uso questi di NYX e li schiarisco o scurisco. Poi ci spostiamo di qua. Allora, qua abbiamo il reparto labbra che si apre il vetrino. Allora, qua ho tanti, allora, diciamo che per le labbra mancano i, quelli di Maybelline, i Matte Ink qualcosa, perché li ho messi nella pochette da viaggio, che sto preparando la pochette per partire. Allora, qua ci sono tutti i MAC, io prediligo i MAC, anche se non sono matte, poi io con la velina vado a renderli matte. Questi qua di Maybelline che mi ci trovo davvero bene, che sono i Gemi Paris Maybelline New York, questi qua che mi erano stati inviati. Qua ho un gloss che è l'unico che ho glitterato, l'unico che ho qua dentro. Poi ho alcuni rossetti Nabla, questo che è L'Oreal. Poi ho queste palettine che solitamente utilizzo per fare i chiaroscuri sugli altri rossetti, e un altro di MAC, altri di Nabla e così via. Qua le ciprie, io ho la Prime and Poreless, quelle che uso per lavorare sono la Prime and Poreless, questa di Nabla, questa di Kat Von D che mi ci trovo davvero da Dio. Qua c'è quella dell'HD di NYX, però va un po' troppo a schiarire, fa effetto mortino con le foto. La Blur Peach di Too Faced, che è molto bella messa proprio sotto gli occhi per andare a piallare un po' i pori. La Fit Me di Maybelline, che è anche molto buona. Qua ho tutto il reparto correttori, ma io c'ho zoom? No, ok. Qua ho quelli di Nabla, qua ho quelli di Mulac. Poi ne ho molti di NYX, di diverse colorazioni anche qua dietro. Poi ho di Makeup Forever, ho questi, il Full Coverage, che ne ho tre, uno deve essere impugnato qua dietro, penso. Sì, esatto, qua dietro. Poi ho questi, ne ho due o tre di questi, due di Egyptia, che è il marchio rivenditore della, cioè il marchio della scuola praticamente. Poi invece se ci spostiamo di qua abbiamo il reparto sopracciglia, che è tutto questo, e abbiamo le tre pomade di NYX, manca quella di MAC, ma perché me la sono portata nel kit, nella valigetta da portarmi al mare. Poi vabbè, ci sono diverse matite, ragazzi, c'è L'Oreal, Avon, c'è una pinzetta per le sopracciglia, c'è Maybelline, Egyptia, che appunto sono quelle del kit della scuola, che sono molto buone. Poi ho qualche matita occhi tipo nera, bianca, basica, qualcosa per le labbra, però diciamo che io utilizzo di più la matita trasparente, che così sto tranquilla, non mi devo portare 800 matite, che qui al momento non c'è perché è di là nella valigia sempre. Poi matite nere, poi ho queste due basi di NYX che sono quella bianca e quella color carne. Qua ho un primer occhi che non è l'unico, ah ecco qua c'è l'altro, questi di Too Faced e Urban Decay. Questo è il primer per i glitter, e poi qua ho qualche eyeliner, gli eyeliner neri, un eyeliner glitterato giusto se può servire per dare qualche controluce. Da questa parte ho il reparto sopra ciglia finte, scusatemi, e ho quelli acciuffetti di Essence. Ragazzi, io mi trovo da Dio con quei acciuffetti di Essence, sono fatte benissimo. Ardell, qualcosa di Primark, NYX, nuovo Ardell. Poi ho due illuminanti sfusi, questo di NYX e questo di MAC che è Soft and Gentle. Il mio paddino che utilizzo in questo modo per non portare via il trucco quando poggio la mano sul viso della cliente.
Questo è il paint pot di Max October, piegaciglia, qualche ciappina per i capelli, e poi io sempre nel kit mi porto tutti i mini tagli di mascara. In questo caso ho due Too Faced, che è quello, non so perché ride, ma comunque waterproof, è quello normale, e questo è quello di Make Up For Ever, lo Smoky Extravagant, e poi ho il The Real di Benefit. Quindi questi. Poi invece arriviamo al reparto occhi. Qua si è suscitata una crema, mettiamola a posto. Ok, allora qui il reparto viso, nel senso che ho questa palettina per gli illuminanti di The Balm, questa di NYX, poi queste due dei correttori, mi mancano le due dei grassi, ma perché non me le sono portate dietro, di Egyptia, perché non le ho trovate, non so dove sono finite. Poi questa qua di NYX delle polveri per il contouring, e questa qua invece di MULAC per le creme contouring. Poi sotto ho la Duochrome di Nive, che io uso molto spesso per fare punti luce o trucchi molto particolari, se mi chiedono qualcosa di particolare li uso anche molto per i punti luce questi. Questa è quella di Delanci dei glitter, che mi porto sempre sempre dietro perché magari c'è qualche sposa, quasi tutte, che vogliono i glitter, vogliono essere più luminose. Poi ho questa qua di Kat Von D, che nasce come palettina in realtà illuminante, ma io la uso per gli occhi soprattutto. Poi abbiamo la Naked Ultimate Basic, che porto sempre perché ha tutti i colori matte. Questa di Too Faced, la Sweet Peach, che io amo e adoro. Poi la Born to Run di Make Up For Ever, sì, matte, di come si chiama? Urban Decay, che però se mi devo fare qualche trucco un po' più particolare, diciamo, la porto un po' per sicurezza, a volte la tengo anche da lì. Poi ho quelli di Nabla, gli ombretti sfusi di Nabla, che sono queste tre palette qua, c'è anche quella. Poi ho la Daily Nude di MULAC, Daily Mood. Poi ho queste tre palette di Slick, che in realtà sono palette di blush, ecco perché non avete visto i blush fino adesso. Questi tre, che ci sono tre blush per ogni palette, quindi li ho per ogni tonalità: nude, rossastri e appunto rosati. Ok, poi le ultime palette sono le Naked. Mi porto sempre le Naked perché per lavorare sono ottime. Abbiamo la Naked It, questa che è proprio sui toni rossicci, la Smoky, la 3. Allora, in realtà io vorrei portarmi anche tipo qualche di Urban Decay, perché purtroppo sono molto 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 ingombranti. Dovrei trovare il modo di deportarle, ma io muoio solo l'idea di deportare gli ombretti di Urban Decay perché mi dispiacerebbe troppo rovinare le palette. Poi ho la Naked 1, che è ancora fantastica la mia. E niente, è finito, sì. Questo era tutto, tutto, tutto il beauty. Contate che di solito porto da parte una borsa dove appunto tengo la borsa dei pennelli, quella da mettere in giro vita, i portapennelli, magari gli struccanti, queste cose qui. Però questa è la mia bellezza vista in totem. È bellissima, ragazzi, cioè fa un altro effetto andare a lavorare con questa. Di solito usavo la valigia, però non è come questa, perché tante volte magari non hai neanche uno specchio dove vai a lavorare e la differenza si vede. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che questo video vi sia piaciuto, io sono contentissima di avervi fatto vedere la mia valigia trucco per il lavoro, ormai l'ho già usata 4 volte più o meno da quando è stato il mio compleanno, perché il mio compleanno è stato il 19 di luglio, ho avuto 4 matrimoni, quindi direi sì, top. Niente, vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao ragazze!